Questo qui che ho in mano è un Nintendo 2DS XL. È uno dei figli della prolifera e fortunata famiglia del Nintendo 3DS. Non c'è qualcosa di particolare in cui voglio parlarvi a proposito del Nintendo 2DS, ma vorrei parlarvi a proposito di quello che è possibile fare con un qualsiasi Nintendo 3DS. Tutti quanti sappiamo che da marzo di quest'anno, 2023, ovviamente, il Nintendo eShop, sia per Wii U che purtroppo per 3DS, è stato chiuso. E non c'è modo di recuperare tutti quanti quei titoli che magari fisici costano un occhio della testa, e mi riferisco a te, Shin Megami Tensei. E anche tutti quanti i titoli eShop esclusivi sono andati persi. E così anche tutti quanti i titoli Virtual Console che non sarebbe possibile giocare in altra maniera se non tramite emulazione su altri dispositivi. Ma può venirci in aiuto? eShop. eShop è un'interessantissima app che è possibile installare sul proprio Nintendo 3DS o un qualsiasi DS della famiglia 3D, tramite ovviamente una modifica che è necessaria per forza attuare. E se per qualche motivo ancora non avete modificato il vostro Nintendo 3DS con un custom firmware più comunemente conosciuto come Luma, allora vi state perdendo una gran bella marea di titoli che è possibile recuperare solo tramite eShop. E sì, mi potete venire a dire, Mandre, Link, esistono migliaia di siti di ROM per 3DS. Sì, ma eShop è più efficiente. Andiamo a vedere perché. Come detto all'inizio, è necessario innanzitutto avere un custom firmware nella propria console. Ad oggi seguire ed eseguire una procedura per installare un custom firmware, comunemente chiamato Luma, sul vostro dispositivo è davvero semplice e non correte alcun rischio. Ma parlando di eShop, cosa si può dire? Beh, solo che è la libreria più grande e completa, accessibile a tutti, che oggi abbiamo per il Nintendo 3DS. Non importa da quale parte del mondo siete, eShop vi garantirà nessun confine. In questa libreria però cosa possiamo trovare? Ovviamente tutti i giochi usciti fino ad ora, tutti gli aggiornamenti, tutti i DLC, tutti i video promozionali che potevamo vedere solo su 3DS e anche i temi per la vostra console, che erano disponibili anche su eShop e non solo. Infatti, spesso accade che alcuni titoli non superino i confini del Giappone o di altre parti del mondo. E fortuna vuole che dei fan accaniti riversino il loro tempo per creare delle traduzioni amatoriali. Però tali prodotti non possono essere rivenduti, quindi possono essere giocati solo tramite emulatore oppure anche su eShop. Sì, anche i giochi con traduzioni amatoriali sono su eShop. Ad esempio, abbiamo Inazuma Eleven Go Galaxy in inglese e spagnolo. Ma se volessimo giocarlo in italiano, beh, è possibile mandare una richiesta tramite l'apposito form che troviamo sul loro sito. E questo significa che il catalogo di eShop è sempre in espansione, non si fermano mai, proprio grazie all'aiuto di persone reali che hanno contribuito a creare questa libreria online, che persisterà nel corso degli anni. Ma non finisce qui. Ad esempio, vi siete stancati dei soliti giochi dei Pokémon? Vi siete stancati dei soliti Super Mario dove salti in testa ai Goomba nello stesso identico livello, ore ed ore ed ore? Ebbene, abbiamo l'apposita sezione Hack ROM. Eh sì, è possibile scaricare delle Hack ROM per diversi giochi, per i giochi più famosi e più conosciuti. E sì, anche questa categoria è sempre in espansione, guarda un po'. Se poi invece siete appassionati di titoli homemade, c'è anche la sezione homebrew con delle perle da scoprire, ad esempio Waluigi Simulator. Sì, c'è anche questo. E la cosa più bella è che avendo installato un custom firmware, potete scaricare un gioco di una qualsiasi parte del mondo senza problemi. Ad esempio, noi che siamo in Europa, non avremo problemi a scaricare e a far girare un gioco giapponese. Direi inoltre che l'eShop risponde anche alla domanda: ha senso comprare un 3DS nel 2023? Sicuramente avrete visto tantissime volte questa domanda, rivolta però a Nintendo Switch e non a Nintendo 3DS. Beh,
sappiate che ha sì senso comprare un Nintendo Switch nel 2023 e ancora di più a ragione ha senso comprare un 3DS nel 2023. E lo avrà anche fra 10 anni, ma io vi consiglio di non aspettare troppo perché i prezzi stanno già salendo ed è difficile accaparrarsene uno decente che non sia in condizioni pietose. Fate presto. Quindi mi raccomando, moddate la vostra console e installate H-Shop. E allora? Figo l'H-Shop, eh? Bene, ora devo solo incrociare le dita e sperare che questo video non venga buttato giù. Sapete com'è, no? Mi hanno buttato giù il video per la patch di Blasters come contenuti pericolosi e dannosi. Al cervello sono dannosi, sì.